Pace a te, anche stasera siamo insieme in questo bel culto di adorazione. Vogliamo metterci insieme, concentrati, lasciamo tutte le altre cose, sintonizziamoci con il cielo. Sì, sì, creiamo una connessione diretta guardando a Dio seduto sul trono, Gesù sul trono della grazia di Dio, che riceviamo grazie da Lui lo Spirito Santo che fa da tramite per una connessione sana. Vogliamo invitare lo Spirito Santo nel dire vogliamo restare sotto il tuo dominio, sotto la tua onnipotenza singolarmente, ognuno di noi e poi chiediamo insieme. Spandi la tua nuvola di benedizione su tutta l'assemblea, fino all'ultimo seduto in fondo, all'altra parte di questa grande tenda, come se il cielo fosse una grande tenda e noi ci stiamo sotto e restiamo sotto il dominio dello Spirito Santo, una connessione stretta, unica. Togliamo tutte le altre connessioni, vogliamo essere sintonizzati, vogliamo avere comunione con il cielo e dobbiamo desiderarlo perché le cose del cielo sono gratis ma li dobbiamo chiedere. Noi le abbiamo perse perché a causa della nostra, delle nostre trasgressioni, della nostra natura peccaminosa, Abbiamo scelto di restare sotto il dominio del principe di questo mondo, del sistema di questo mondo. E perciò, per avere quelle del cielo, dobbiamo chiederle. Come quando facciamo degli ordini, non arrivano così a caso. Dobbiamo impostare l'ordine e ci arriva. Così. Dobbiamo fare con il Signore. Andiamo a Lui e gli diciamo: Signore, io la prima cosa ho bisogno di te. La prima cosa che noi abbiamo bisogno è di avere comunione con Lui. Perché molte volte noi con il nostro bigliettino, di quello che ci serve, ci dimentichiamo di dire che vogliamo stare un poco con Lui, parlare con Lui, lodare Lui. In questo culto dobbiamo fare così: cerchiamo prima te e il tuo regno, le cose che appartengono al regno dei cieli. Le altre cose, come faccio? Magari stai pensando tu. Le altre cose ci saranno date in più. Perché se cerchiamo le altre cose, a chi li chiediamo se non abbiamo un rapporto prima con il Signore? Ma questo è naturale. Se tu vuoi un mutuo in banca, non vai là e dici datemi il mutuo e così ti metti a parlare nella stanza dove sei. Devi cercare il direttore, parlare con lui, il primo rapporto devi avere con lui. E poi preghiamo insieme, preghiamo col cuore. Col cuore vuol dire eleviamo la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere, i nostri sentimenti, creiamo una traiettoria virtuale e per la fede, mentre noi arriviamo fino qui, la fede arriva fino al trono della grazia di Dio. Signore Dio Padre Onnipotente, nostro Dio, Gesù nostro Signore Salvatore. Spirito Santo, nostra guida, consolatore e colui che trasferisce nel nostro cuore il pensiero di Dio questa sera. Ti ringraziamo per questa possibilità che ci dai di essere tutti insieme nella tua presenza. E ti vogliamo dare lode, onore, gloria, come già abbiamo cantato. Cantiamo da lode, vogliamo far salire. La lode, l'adorazione, il, il ringraziamento, la gratitudine, un cuore riconoscente perché tu ci dai tutto gratuitamente. A te vogliamo dare lode, onore e gloria. Partecipa con la tua presenza in mezzo a noi, Spirito Santo di Dio. Influenza le nostre menti, i nostri cuori, il nostro essere, il nostro corpo, la nostra casa, la nostra famiglia. Le cose che facciamo, ti presentiamo coloro che, per il quale preghiamo, ti presentiamo coloro che chiedono preghiera. Signore, rispondi, aiuta coloro che si trovano nel bisogno. Tu sei sempre pronto a soccorrere coloro che sono nell'estremo bisogno, tu sai quanti ce ne sono in questo momento, perciò li presentiamo a te nel nome di Gesù Padre Dio Onnipotente, sì. Guida questo culto, ungi la tua parola, ungi la mia mente, ungi il mio cuore, ungi la mia bocca, che la tua parola possa arrivare unta al cuore di ognuno che siamo insieme. Ungi il suo cuore, ungi la sua mente, il suo essere, perché possa assorbire quello che tu vuoi dire, quello che tu vuoi dare ad ognuno di noi, ad ognuno che siamo insieme e che la tua parola porti segni, prodigi e miracoli in ogni cuore, dei segni che ci fanno avere dei riscontri, che la tua parola è potente perché opera dentro al nostro cuore e ci dà dei segni che noi riconosciamo come provenienti da te, perché la tua parola contiene la tua onnipotenza. Alleluia, l'Evangelo che noi predichiamo contiene la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, perciò noi tutti insieme ti invochiamo, sì sì sì, ti cerchiamo, ti bramiamo, abbiamo bisogno di te. Vogliamo la tua presenza, Sì, Sì, Spirito Santo di Dio, spandi la tua presenza su ciascuno di noi. Sì, 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 non guardare le nostre miserie, spandi la tua presenza. Si sì, allunga il tuo braccio di misericordia in mezzo a noi, su di noi, per irrompere col tuo divino amore, col tuo divino potere e prendere cura di noi. Mentre siamo davanti a te, Signore, guida questo culto. Te lo chiediamo insieme di pari sentimento. A te, Padre Dio Onnipotente, Re di gloria, Re dell'universo, nostro Dio, diamo lode, onore e gloria. A te, Gesù. Nostro Signore e Salvatore, colui che ci hai fatto nascere di nuovo, colui che ci hai salvati, che ci hai battezzati nello Spirito Santo, che tu vuoi salvare, che tu vuoi guarire, che tu vuoi operare, opera questa sera, per amore del tuo nome, e a te diamo lode, onore e gloria, ora e sempre, fino nell'eternità. Alleluia! 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 Amen. Amen, mettici sempre un bel per dire sì, anch'io sto insieme stasera e voglio avere una connessione speciale, una comunione speciale con il Signore. Togli tutto di mezzo, non ti, non ti infastidire, lascia le altre cose in questo spazio di tempo, questo è uno spazio dedicato al Signore. Lui dice che dove siamo due o tre radunati nel suo nome, lui è presente, perciò dobbiamo avere riverenza per lui. Sì, sì, dicevo oggi con un amico, pensa quando hanno costruito il Tempio di Gerusalemme sotto Salomone, lui è un muratore, capiva bene quello che dicevo, c'erano 8.000 scalpellini che lavoravano nella cava, che non dovevano fare rumore nel Tempio mentre lo costruivano, una riverenza anche che non, do non dovevano disturbare Dio con rumore di pietre che venivano martellate. Dobbiamo avere riverenza per il Signore e adesso noi siamo nella Sua presenza. Mettiamoci tutta la riverenza che possiamo, col cuore, senza cerimonie. Togliamoci la maschera e diamo onore a Dio. Ringraziamolo col cuore che il nostro respiro, mentre viene fuori, possa mettere fuori lode. Gloria a te, Signore, benedetto sei. Ti voglio benedire, ti voglio lodare. Tu sei grande, quante volte mi hai aiutato, quante volte mi hai soccorso, quante volte sembrava che era l'ultimo momento della mia vita, ma sono ancora qui. Signore, grazie, ringraziamolo insieme. È tutto il recupero. Per molti di noi è tutto recupero e per la sua grazia. E ancora questo giorno si sono aperte le sue compassioni. Ogni mattina si, sono, si rinnovano e si sono rinnovate anche questa mattina. Perciò siamo qui stasera. A Dio sia la gloria. Cantiamo un altro bel canto, il numero 603: Gesù ti adoriamo. Facciamo salire la lode dal cuore dicendo Signore ti voglio adorare veramente, voglio festeggiare in tua presenza, voglio essere gioioso in tua presenza perché è il posto migliore che esiste nel mondo stare davanti a te. Cantiamolo insieme. Canta però, non restare con la bocca chiusa. 693 dice ancora loderò l'eterno in ogni tempo e noi vogliamo continuare anche dopo quando è finito il culto non ci fermiamo alleluia cantiamolo insieme Mattina abbiamo letto nell'epistola a Timoteo che dice che noi siamo dei vasi ad onore, cioè siamo dei contenitori speciali perché abbiamo dentro di noi il Signore. E c'è un bel canto, il 736, che è una preghiera questa. Un vaso per te, cioè mentre lo cantiamo, noi stiamo desiderando. Di essere un vaso per il Signore perché noi abbiamo questo tesoro in un vaso di terra, cioè la potenza dello Spirito di Dio nella nostra vita. Gloria al Signore, questo Dio grande che oltrepassa l'universo: non mi ci fa pensare quanto è grande l'universo perché mi perdo, solo al pensiero, e Lui è più grande e dimora nel nostro cuore. A Dio sia la gloria, benedetto Dio. Cantiamolo insieme. Se non riusciamo a comprendere la grandezza di Dio, c'è un bel canto che ci aiuta a comprenderlo. Il numero 814 che dice i cieli narrano la gloria del risorto Re. Basta che ci guardiamo intorno, cantiamolo insieme e lodiamolo, benediciamolo, perché tutto ci parla di Lui, la grande perfezione dell'universo altro che orologi svizzeri, con una precisione che solo Dio la può fare, solo la mente sua, solo la sua grandezza, la sua onnisapienza, onniscienza, onnipotenza può fare tutto questo. Cantiamolo insieme. è sempre Che passiamo alla parola, vogliamo insieme cantare un bel canto che diventa la nostra preghiera, 762. Che dice: Guidami, Spirito Santo, che possa guidare la mia mente, la mia bocca, il tutto di me per poter parlare. E possa guidare te dovunque ti trovi per poter comprendere quello che Lui ti vuole dire. Perché in realtà, chi deve parlare a te e a me? E lui direttamente, perciò ognuno di noi deve ricevere da Lui, dallo Spirito Santo, perciò vogliamo cantarlo dicendo, guidami Spirito Santo per comprendere, guida la mia mente, attira la mia mente, attirami a te, come una calamita che io possa assorbire quello che tu vuoi dire al mio cuore. Sì, cantiamolo insieme, sia la nostra preghiera mentre lo cantiamo. Ne vogliamo dire proprio così, figurativamente diciamo prendici per mano, cioè prendi la nostra mente e guidala nella giusta direzione. La sua presenza cambia tutto. Dove non c'è lui c'è il male, dove c'è lui c'è il bene, perciò noi ci rivolgiamo a lui dicendo gli partecipa con la tua presenza in mezzo a noi. Preghiamo. Prega insieme con me, preghiamo insieme. Signore, ora che amministriamo la tua parola, ti preghiamo di ungerla ai nostri cuori, che arrivi unta, che lasci un segno, che ci tocchi, che ci parli, che crei dei concetti piacevoli al nostro cuore e ci indirizza, ci attira verso la luce che viene da te, la luce divina che porta luce al nostro intelletto, al nostro cuore, al nostro essere. Ungi la tua parola ad ogni cuore che siamo insieme. Prenditi la mia bocca, la mia lingua, la mia voce, il tutto di me ed amministra la parola secondo a te piace, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Il messaggio di questa sera è molto semplice, lo conosciamo bene, ne abbiamo sempre sentito parlare, ma è meglio così quando una cosa l'abbiamo sentita più volte, vediamo quello che sappiamo intorno a quello che leggiamo e quello che possiamo aggiungere, perché lo Spirito Santo ci, ci aggiunge sempre un'altra porzione. La parola di Dio è come un diamante, come lo giri luccica così, così, così. E così è la parola di Dio. Ebbene, leggiamo insieme in Matteo 18, 21. Allora Pietro si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? fino a sette volte. Lui sapeva, aveva un'intuizione secondo alcuni profeti che avevano parlato di perdono. A Mos ci sono tre, tre versi che parlano di perdono, chi dice tre volte, chi dice sette volte, però dato che è simbolico, Pietro si voleva assicurare se gli andava bene, forse aveva qualche fratello perché qui si trova nel contesto dell'ammaestramento della Chiesa. Questa domanda viene fuori dal contesto della disciplina in seno alla Chiesa, lo possiamo vedere nel verso 15, noi siamo al 21, dal 15 comincia questo argomento. Così abbiamo un sommario, perché se leggiamo tutto quello che stiamo leggendo ci vorrebbe molto più tempo. Prendiamo per sommi capi. Qui Gesù aveva iniziato a dare eh, disciplina, come organizzare la Chiesa e come cercare di recuperare i fratelli. E dice così, se il tuo fratello ha peccato contro di te va. E convinci lo fratello, lui solo, se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello. Questa è una domanda che sorge spesso nel nostro cuore. Quando vediamo qualcuno che approfitta di noi, e allora dice ma quante volte, ma quante volte ti devo perdonare. E così. Se fossimo proprio con Gesù a tu per tu, avremmo fatto anche noi la stessa domanda. Qualche figlio, qualche genitore, qualche collega di lavoro, moglie e marito. Ma quante volte, quante volte ci devo passare sopra? Nel verso 22, perché abbiamo letto il 21, leggiamo 21 e 22, così inquadriamo un poco meglio di che cosa stiamo parlando. Allora Pietro si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte, è abbastanza. E Gesù a lui, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Gesù risponde, ma non è matematico, cioè non vuole dire 70 volte 7, mettiti a contare o prendi il computer e segna, no, è simbolico quello che dice, <ride> vuol dire senza limiti, è come dire... Dice il Signore per dire, per esempio, quelli che mi amano io userò benignità fino alla millesima generazione, per dire Dio continua a benedire. Non è che ci mettiamo a contare fino alla millesima generazione, perdiamo, perdiamo i numeri, come quando Abramo doveva contare le stelle, non ci riusciva. Vuol dire senza limiti, gloria sia resa al Signore. In 1 Corinzi 13, 4 e 5 c'è un esempio bellissimo. Dice che l'amore è paziente e benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si nasprisce, non addebita il male. Sembrano come se fossero scollegate queste due cose, ma non è proprio così, perché se abbiamo amore, l'amore copre moltitudine di peccati, dice Giacomo. Che vuol dire copre moltitudine di peccato, di peccati? Fammi te lo spiegare. Se tu vuoi bene a qualcuno, quando fa gli errori, cerchi sempre di coprirlo. Quando gli altri l'accusano, tu dici ma no, ma non è così. Come se non vedi, hai capito bene? L'amore copre moltitudini di peccati. Non so se vuoi bene a qualche persona. Quando ti fa un torto, ma sì, non ci pensare, caro, non ci pensare, caro, non ci pensare, ti voglio bene e basta. Mi viene in mente questo ti voglio bene e basta. Quando il Signore ha iniziato un'opera più profonda nella mia vita, mi ha detto guarda, tu devi volergli bene, devi volere bene e basta. Che ti fanno fanno, che ti rispondono, rispondono, tu li devi voler bene e basta. A volte mi dicevano di tutto e di più questa voce era così potente nella mia vita che mi diceva tu li devi voler bene e basta avevo perso il senso di ribellarmi o di rispondere sembrava che molti intorno a me mi stavano mettendo alla prova e quando io mi trovavo che dovevo incontrare queste persone prima che le avessi incontrate, questa voce era così forte dentro di me. Tu lo devi voler bene e basta, che dice, dice, che fa, fa, bellissimo. Mi ero tanto abituato che ci stavo proprio bene dentro perché, perché realmente. Quando il Signore parla e noi siamo disposti ad ubbidire ci riusciamo meravigliosamente bene. Fin da giovane ho fatto queste esperienze. Fin da giovane nella fede avevamo delle serate, per esempio, che ci dedicavamo ai giovani. Nella città di Brighton, nel Sussex, vicino al mare, tra Londra, lì c'era la scuola biblica e noi ci dedicavamo a questo. E la sera stava, raccoglievamo giovani in mezzo alla città, c'erano delinquenti, c'erano drogati, c'erano... Per eh, raccoglierli gli offrivamo un tè. Un po' di biscuit, qualche biscotto e così via, per parlargli del Signore. E in mezzo a quelle persone c'erano dei delinquenti pericolosi, però noi ci stavamo così rilassati dentro, perché il nostro desiderio era di dare qualcosa e di portarli a Cristo. Avvertivamo una, una, un senso di calma, un senso di tranquillità, come se fossimo stati in mezzo alle persone più, più oneste del mondo. Perché il nostro sentimento era di dare: prenditi una tazza di tè, prenditi qualche biscotto, venite a sedere al tavolo, mantenevamo l'ambiente riscaldato. Sapevano che noi ri ci riunivamo lì, venivano e mi è successo più volte. Altre volte mi sono trovato per motivi di saper restare dove dovevo restare, in mezzo a mafiosi, nel Napoletano ce ne sono tanti. E a volte mi ci sono trovato perché facevo un tipo di lavoro che. Eh, mi ci trovavo dentro e mantenevo quella calma, mi sentivo come se fosse stato in mezzo a dei signori. Qualcuno mi guardava quando dicevo ma lasciate stare questo, passateci sopra. Mi guardavano in faccia e dicevano ma signor Cataldo ma voi non sapete questi, questi sono malvagi, questi bisogna reagire, ma no, ma passateci sopra. Quando noi abbiamo l'amore, sorella mia, quando noi abbiamo l'amore ci riusciamo. E così queste esperienze ci aiutano. C'erano drogati, delinquenti, noi davamo qualcosa per portarli a Cristo. Quando diamo, noi non abbiamo paura. Quando diamo perdono. Se abbiamo perfetto amore dentro di noi, noi diamo anche perdono. Se non lo diamo, allora qualcosa non funziona. Perciò noi dobbiamo preoccuparci quando non riusciamo a perdonare se abbiamo amore o non ne abbiamo. Perché in Primo Giovanni capitolo 4 verso 18 dice che il perfetto amore caccia via la paura. Perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Dio ci dà l'amore e il suo amore caccia la paura. Se noi ci nutriamo ogni giorno, allora abbiamo quell'amore che abbiamo bisogno di saper dare perdono a chi ci offende, a chi ci rimprovera, a chi ci istiga pure ci riusciamo. Perché quando il Signore invade la nostra, la nostra vita, Lui ci permea, mette come una isolazione, ci isola, ci neutralizza. Se non siamo neutralizzati c'è qualcosa che non funziona. Dio ci dà l'amore. E il suo amore nella nostra vita ci permette di muoverci secondo quello che lui vuole, secondo quello che lui dice. Perciò se il Signore dice che noi dobbiamo perdonare, noi dobbiamo ubbidire alla sua parola. Quando non lo facciamo, che succede? ci conserviamo dentro di noi il rancore l'odio e dove c'è il rancore dove c'è l'odio non c'è la presenza dello Spirito Santo il freddo non esiste eppure lo sentiamo ma nella fisica gli scienziati dicono che il freddo non esiste. Esiste la mancanza di calore. Ciò vuol dire che dove non c'è il calore c'è il freddo. Se c'è mancanza di perdono e dentro di noi si forma che cosa? L'odio, il rancore. Allora lo Spirito Santo come fa a restare nella nostra vita? Se noi siamo il Tempio dello Spirito Santo e lo Spirito Santo dimora in noi e noi non perdoniamo, se non perdoniamo vuol dire che abbiamo rancore verso quella persona, abbiamo odio verso quella persona, ce la mangiamo con gli occhi, la malediciamo. Quando ci pensiamo? Si crea un nervosismo nella nostra vita. Dimmi queste due cose messe insieme, come fanno a stare insieme? Aiutaci Signore. Ma più volte Gesù ne parla, eppure nel Padre nostro, ma noi siamo duri. In Luca capitolo 17, verso 4. Leggiamo insieme. Se ha peccato contro di te sette volte al giorno e sette volte torna da te e ti dice mi pento, perdonalo. Perdonalo. Gesù afferma che il perdono deve essere accordato illimitatamente da quello che abbiamo letto prima quello che abbiamo letto adesso. Cioè il Signore non ci gira molto intorno e così e così. Leggiamo insieme in Efesini capitolo 4 verso 32 perché è così ben armonizzata la parola del Signore che ci aiuta. Dice così, siate invece, cioè al posto di come siamo, <ride> dobbiamo essere al contrario, al posto di non perdonare, dobbiamo essere, al posto di essere malevoli, dobbiamo essere misericordiosi, siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri. Perdonandovi a vicenda, e se si fermasse qui, qualcuno potrebbe mettere in dubbio se dobbiamo o no, ma qui dice più avanti qualcosa di molto importante, leggiamolo insieme. Come anche Dio vi ha perdonati in Cristo, <ride> Signore, aiutaci quante volte durante la giornata noi andiamo al Signore? Quante volte? Sette volte? Ci andiamo tante di quelle volte, Signore, Signore, Signore perdono. Grazie a Dio che è così. E io sono contento perché la vera salvezza ci porta a chiedere perdono e invocare il sangue di Gesù per essere lavati sintomo della vera salvezza il vero cristiano deve camminare così bellissimo però ciò che stiamo leggendo ci dice che ogni volta che noi andiamo il Signore ci perdona sempre anche quando sbagliamo verso qualche fratello gli diciamo qualcosa e poi andiamo dal Signore Signore perdonami che ho offeso il fratello. Glielo diciamo al Signore che è più comodo per noi. Non glielo diciamo al fratello perché se no ci dobbiamo sottomettere. Se offendiamo la moglie, il marito, glielo diciamo al Signore. Signore perdonami che ho offeso mio marito. E non glielo diciamo al marito, non glielo diciamo alla moglie. Dobbiamo imparare ancora meglio. Quando offendiamo il marito, la moglie, glielo dobbiamo dire pure a loro. Se hai tradito tuo marito, se hai tradito tua moglie, forse non riesci a dirglielo, ma almeno smetti di continuare se l'hai offeso. Cerca di ridimensionare quello che stai facendo. Signore, aiutaci. Leggiamo questo verso perché questo è bellissimo. Perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Pensa per un attimo quante volte vai al Signore ed è d'obbligo allora di perdonare perché dice che dobbiamo fare la stessa cosa, in tanti pa tante parti lo dice. Noi più di tutti che siamo stati perdonati, dobbiamo perdonare i piccoli torti su subiti, non perdonare che cosa ci succede, si accumula dentro di noi rancore, odio, è tutto un apparato diverso dentro al nostro cuore. Se rileggiamo primo Corinzi 13, 4 e 5, dice che l'amore ci fa muovere in un modo, l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia. L'amore, leggiamo 5, cosa dice? Verso 5: Non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male. Che belle parole. E qualche volta ci predichiamo pure, come sto facendo io stasera e quando lo diciamo cambiamo anche il tono di voce per dire che questa è una parola veramente piena d'amore come se fosse insuppata nel miele ma certe volte lo diciamo fuori ma non è così dentro e allora dobbiamo rivedere come fanno a restare insieme queste due come fanno a restare queste due cose insieme? Faccio una domanda. L'odio, il rancore e tutto quello che possiamo aggiungere, rospi che sono dentro, no? Come fanno a restare insieme con l'amore nella nostra vita? Abbiamo, eh, abbiamo dei settori allora, come com è, com è fatto? Da una parte c'è. Il cielo, dall'altra parte c'è l'inferno, tutti e due dentro di noi, ma che cosa siamo? Siamo uno o siamo l'altro? Il Signore dice che non possiamo servire a due padroni, o uno o l'altro, perché sono veramente due padroni. Uno è come se fosse il deposito dell'acqua che si beve e l'altro come se fosse il deposito degli scarichi dei bagni. Il depuratore dei bagni nello stesso recipiente. Ma come si fa? Come fanno a stare insieme? Allora dobbiamo riflettere. In Colossesi, continua questo argomento perché è importante per noi. Il Signore parla a noi stasera. Colossesi 3,13 dice così. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore, un'altra volta qui. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Questo è un ordine, è un comandamento che il Signore ci sta dando. E noi come pensiamo di fare? Secondo noi o secondo quello che dice Dio? Ci scherziamo troppo con queste cose. Dobbiamo convertirci veramente. Fratelli, come il Signore ci ha, e se quando andiamo a Lui, Lui fa come facciamo noi, punto interrogativo, come gli mettiamo il nome? Se noi non riusciamo e non riusciamo a farlo per piccole cose, quando andiamo tante volte al Signore, se Lui fa come facciamo noi, perché come Lui ci ha perdonato in Cristo, dato che c'è un parallelo, che Lui si muove in un modo, così ci dobbiamo muovere noi, noi ci dobbiamo muovere come Lui perché adesso siamo figli di Dio. Se non lo facciamo, come gli mettiamo il nome? Possiamo avere il depuratore del bagno e l'acqua potabile nello stesso fusto, un po' come dice San Giacomo, che non possiamo avere una fontana che caccia acqua salata e acqua dolce. E quando abbiamo bevuto il primo boccone, si capisce che quella fontana non è una fontana di acqua potabile, non ci accosta più nessuno, e poi noi predichiamo il Vangelo, predichiamo l'amore, leggiamo i versi dell'amore come l'abbiamo letto. Ora capisco perché il Signore mi diceva in quel periodo che c'era qualcosa che bisognava portare avanti in quel modo. Tu gli devi solo voler bene, non devi mai rispondere che ti dicono o ti dicono. Non devi proprio iniziare nessun argomento. Quando chiudono con tutto aperto, che l'argomento dovrebbe ancora continuare quando tu rivedi questa persona, che riparti come se tu in quel momento fosse la prima volta che la incontri e come se non ci fosse, fosse nulla di impendente. Così. È un piacere perché l'ho vissuto, ti posso dire che è un piacere, spero che il Signore lo dica pure a te, di imparare a fare in questo modo, perché così viviamo la vera vita cristiana. Come il Signore ci ha e se quando andiamo a Lui, Lui fa come facciamo noi, come gli mettiamo il nome? Ora leggiamo questo quanto è importante questa sera, perché questa sera c'è un messaggio molto pesante che è serio. In Luca 17.4 abbiamo letto qualcosa che continuando, vediamo quanto è importante. Se ha peccato contro di te sette volte al giorno e sette volte torna da te e ti dice mi pento, perdonalo. Vedendo cosa stava dicendo i discepoli, videro che non è facile fare quello che Gesù sta dicendo. Perché? Leggiamo cosa risposero i discepoli quando capirono. Sei, leggiamo. Il Signore disse, se avete fede quando un granel di senape potrete dire a questo sicomoro sradicati e trapiantati nel mare e vi ubbidirebbe. Gesù sta parlando di una impossibilità che vedevano i discepoli e dice, O Signore risposero loro, Daci più fede. Leggiamo dal 4, 5 e 6, così inquadriamo che cosa dice. Se hai peccato, peccato contro di te sette volte al giorno, e sette volte torna da te e ti dice: Mi pento, perdonalo. Gli apostoli risposero, e dissero al Signore, aumentaci la fede. Perché dissero aumentaci la fede? Perché compresero che avevano bisogno di esercitare la fede nella sua parola per poter perdonare. E il Signore disse, se aveste fede quando un granello di senape potresti dire a questo sicomoro, sradicati e trapiantati nel mare, vi ubbidirebbe. Signore, dacci più fede, facci credere a quello che tu dici. E Gesù risponde, non dovete avere più fede, ma nell'argomento, nell'oggetto nella quale voi ponete la fede. Loro dissero: "Dacci più fede". Gesù disse: "Non ci vuole più fede. Se voi ne avete anche quando un granel di senape dipende quella poca verso che direzione la portate se voi la portate verso la giusta direzione quel granel di senape compie opere potenti in primo corinzi capitolo 1 verso 18 dice che se quel poco di fede che abbiamo poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, cioè quelli che non hanno conosciuto il Signore non riescono a capire, ma per noi che veniamo salvati, quel poco di fede è la potenza di Dio che ci permette di poter perdonare. Chi non è salvato non capisce. Ma per noi quella poca fede nella croce di Cristo, in quello che Cristo ha fatto sulla croce, diventa potenza nella nostra vita e anche fede quanto un granello di senape possiamo affrontare queste cose difficili. Signore aiutaci. perché quel poco di fede porta la potenza di Dio nella nostra vita agisce in noi e caccia la paura il perfetto amore abbiamo letto in 1 Giovanni 4:18 caccia via la paura caccia via il timore non abbiamo paura di rilasciare il perdono senza perdere tempo Perché chi ha paura teme castigo. Ma quando noi perdoniamo che castigo ci aspettiamo? Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. E Gesù nel verso 6 di Luca 17, nella seconda metà dice così, se aveste fede sempre riguardo al... Perdono. Se aveste fede quando un granello di senape potreste dire a questo sicomoro: sradicati, trapiantati nel mare, vi ubbidirebbe, cioè sradicati e piantati nel mare, è una figura proverbiale, come dire alla montagna in un'altra parte: buttati nel mare. Vuole dire che quel poco di fede che noi abbiamo, il significato è che con la potenza di Dio possiamo superare le grandi difficoltà. Quando sentono dire che devono per forza perdonare, nel verso 5 del capitolo 17 di Luca, Lì loro esclamano, Signore, dacci più fede perché noi non abbiamo fede di poter perdonare come dici tu. E Gesù ha detto: un poco di fede può sradicare non il sicomoro che è simbolico, non la montagna, ma il problema di poter perdonare. Sradicare l'odio dal nostro cuore verso quella persona. Sradicare il rancore che c'è nel nostro cuore verso quella persona che non possiamo perdonare. Per sradicare i sicomori ci sono gli escavatori. Per spostare la montagna ci sono le ruspe. Ma il Signore, quando i discepoli hanno detto dacci più fede, hanno compreso che era sul perdono e che il Signore stava dicendo simbolicamente che per sradicare l'odio, per sradicare il, eh, il rancore, dobbiamo dare perdono. E allora si purifica il nostro cuore, perché il rancore, l'odio, non permettono allo Spirito Santo di operare nella nostra vita. A volte diciamo che dobbiamo dire, e succede, molti fratelli, sorelle insegnano, devi dire alla montagna spostati come fece Davide che disse ora che vengo, ti faccio fuori al, al Filisteo. Certo, può essere anche questo. Ma sull'argomento che stiamo portando, quando i discepoli hanno detto «Dacci più fede», il Signore stava parlando del perdono. Perciò dice «Spostare la montagna», perché molte volte perdonare è grande come una montagna nella tua vita. A volte per perdonare è radicato così profondo dentro di te che è come un sicomoro. «Signore, dacci più fede per sradicare» quelle cose che non ci permettono di perdonare. Aiutaci, Signore. A volte diciamo che dobbiamo dire succede e diciamo, ma Gesù ha dovuto spiegare con una parabola alla nostra domanda. Gesù spesse volte usa un metodo speciale, quello per farci comprendere bene, usa le parabole. Semplici da comprendere. Beh, questa sera vogliamo guardare questa parabola che Gesù ha dovuto comporre perché i discepoli sono arrivati a un punto: hanno detto, Signore, dacci più fede, ma non avevano quella predisposizione. E il Signore gli ha fatto vedere il pericolo. Questa sera ci fa vedere il pericolo. Perciò, io ho detto, stasera c'è un messaggio forte da parte del Signore. La parabola serve si mette davanti alla luce della macchina una piccola luce nella parabola fa tanta luce che camminiamo con la macchina così è la parabola di Gesù le parabole di Gesù sono che danno luce sull'argomento perché noi possiamo fraintendere pensiamo che i discepoli hanno detto Signore dacci più fede per muovere la montagna o per muovere per sradicare il sicomoro no quando hanno capito che dovevano saper perdonare col cuore, dice Gesù. Ah, allora hanno detto, Signore, dacci più fede perché non è facile. E Gesù ha detto, guardate, che basta avere di fede, quando un granel di senape, basta che voi la puntate verso la parte giusta, esplode e ce la fate, perché è la potenza di Dio. Allora vogliamo guardare questa parabola perché questa, dopo che l'abbiamo insieme letta e condivisa, non possiamo restare più in dubbio di quello che dice Gesù sul perdono. Basta con questo fatto che ognuno interpreta il perdono secondo me, se viene lo posso perdonare, ma se non viene, se non mi chiede perdono, se non si viene a inginocchiare davanti a me, io non lo perdono perché come dice la scrittura, che se non ti chiede no, dice che dobbiamo perdonare e basta. Perché quando tu mantieni il, il rancore dentro di te, lo Spirito Santo non può condividere la Sua presenza con il rancore. Lo Spirito Santo non può mantenere la Sua presenza nel tuo cuore con l'odio che hai verso quella persona. Perciò, quando, si, quando dicono Signore, dacci più fede, vogliono dire Signore, ma noi come facciamo a restare così puliti perché il cambiamento deve essere. Dentro al nostro cuore, perché Dio conosce il cuore. Ora vogliamo leggere la parabola insieme e poi mi dirai se abbiamo capito o no. Eh? Lo leggiamo insieme, Matteo 18, 21 e 22. Leggiamolo subito. I suoi conservi. Matteo 18, 21 e 22. Allora Pietro si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? Gesù a lui, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Vuol dire illimitatamente di uno che non aveva condonato, non aveva perdonato. Nel verso 31 è detto così. Leggiamolo insieme. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro Signore tutto l'accaduto. Non abbiamo tempo di leggere tutta la parabola, ma qui è quello che gli era stato perdonato 10.000 talenti. Bene, la mancanza di perdono è un oltraggio contro l'onore e la dignità di Dio. In questa parabola c'è Dio che perdona e perdona 10.000 talenti a questo suo servo che non poteva pagare. Poi te la leggi per cortesia a casa questa parabola. E questo uscì fuori e strangolò quello che gli doveva poco. Nel verso 31 leggiamo che la voce arrivò al padrone, questo aveva trasgredito, aveva oltraggiato Dio. Oltraggio vuol dire contro l'onore e la dignità di chi ha dato l'ordine. L'oltraggio verso Dio, quando dice qualcosa, è molto grave anche nella legge nostra oltraggio al pubblico ufficiale, un semplice vigile, un semplice vigile per oltraggio che tu gli fai perdere la dignità che tiene con quella fascia che tiene o con quel berretto che tiene in testa. C'è la legge che dice che c'è cioè il 341 bis che determina da sei mesi a tre anni di carcere perché tu hai oltraggiato il pubblico ufficiale. Questo servitore che gli era stato perdonato 10.000 talenti, nel verso 31 leggiamo come pensa il Signore. Leggiamolo insieme. Signore aiutaci. I conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro Signore tutto l'accaduto. Allora leggiamo il verso 32 perché così vediamo Gesù proprio che cosa ci vuole dire stasera. Allora il suo Signore, questo è il Signore Gesù, lo chiamò a sé e gli disse servo malvagio, che bel complimento io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne avevi tu me ne supplicasti non so se ti è chiaro che cosa sta dicendo il Signore noi abbiamo letto alcuni versi che ci parlano però qui è il Signore che parla in Efesini 4.32, leggiamo perché noi stasera dobbiamo chiarire questo punto quanto è importante, perché se no tutte le volte ritorniamo sullo stesso argomento e restiamo sempre col nodo in gola e sempre con i rospi nella pancia. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Ora leggiamo Colossesi 3,13. Perché se no oggi c'è un poco di confusione nella Chiesa. Guardiamo, sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Nel verso 32 del capitolo 18 di Matteo, leggiamo cosa dice il Signore nella parabola per farci comprendere una volta per sempre. Allora il Signore chiamò a sé, lo chiamò a sé e gli disse, Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Il Signore Gesù è quello dei 10.000 talenti. Nel verso 24. Leggiamo chi era. Era uno come noi che era stato perdonato di tutto. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di diecimila talenti. Quando siamo andati al Signore, Egli ci ha perdonato tutto quello che noi avevamo di debiti verso di lui, di peso, di peccato, di colpe e di errori che avevamo fatto. Tutto. 80 anni di vita. Ti rendi conto di che cosa parliamo? Qui ci sono interpretazioni varie. Se uno viene glielo devi fare, se un altro viene non glielo devi fare. No, guardiamo che fine fa questo, questo personaggio. Gesù quando parla parla seriamente. Guardiamo che complimento riceve questo. Nel 32, leggiamo fino al verso 35: Questo che non ha perdonato, dove è andato a finire? Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: Ma perché parla Gesù, fratello, sorella? Perché parla, parla a noi stasera, servo malvagio? Io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi? Anche tu avere pietà del tuo conservo che io ho avuto pietà di te. Il Signore, il suo Signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così farà anche il Padre mio celeste. Ma qui non è una parabola di qualcuno, qui parla proprio con precisione. A Dio sia la gloria. Il mio Padre Celeste farà così. È Dio. Signore, aiutaci. Se tu hai altre cose per la testa, questa sera non puoi più dire che non hai capito, prendi un altro verso per interpretare. Eh, le parabole o quello che Gesù dice, leggiamo questo verso per cortesia. Signore grazie, grazie, grazie. Così farà anche il Padre Celeste con la P maiuscola, questo è Dio che parla. Se ognuno di voi, parla a noi stasera, non perdona di cuore al proprio fratello. Il vero perdono viene dal cuore. E Dio conosce il tuo cuore e il mio cuore più di quando lo conosciamo noi. Lui sa che è un cuore malvagio. Nel capitolo 17 di, 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 di Geremia, verso 10 Leggiamo, noi la scrittura ci deve aiutare a venire fuori da dove ci incagliamo come una nave sulla spiaggia. Io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Dio è il giudice supremo del nostro peccato, della nostra colpa. E per la nostra colpa perdiamo l'eredità divina. Nel verso 4 qui Geremia sta parlando al suo popolo dicendo che perdeva l'eredità della terra promessa e andava in Babilonia. Vuol dire, ritorniamo nella confusione perché Satana quando gli diamo spazio occupa il nostro cuore perché queste sono cose che, se, che sono di sua proprietà, l'odio. È proprietà del diavolo, il rancore è proprietà del diavolo, quando noi gli diamo spazio lui viene subito per prendere posizione nella nostra vita. Leggiamo, per la tua colpa, tu per la tua colpa perderai l'eredità che io ti avevo data e ti farò servire i tuoi nemici in un paese che non conosci. Babilonia, perché avete acceso il fuoco della mia ira ed esso arderà per sempre? Perderai l'eredità che ti avevo data. Signore, aiutaci questa sera. Ci sono molte interpretazioni sul perdono, ed ognuno pensa a modo suo. Quando Dio dice, noi dobbiamo fare basta. Matteo 18,35 dice così, leggiamolo un'altra volta. Signore, aiutaci questa sera, così vi farà anche il padre, padre mio celeste, se uno di voi, ognuno di voi, non perdona di cuore al proprio fratello. Gesù parlò del perdono, era questo che voleva dire, perciò dissero nel verso 5 di Luca 17, Signore, dacci più fede. Leggiamo il verso 5. Allora gli Apostoli dissero al Signore, aumentaci la fede. Eh? Su, che, su che argomento chiesero di, essere, di avere più fede per muovere le montagne, per strappare i, i, gli alberi. No, dissero Signore, dacci più fede, perché noi. Per perdonare abbiamo bisogno di più fede. E il Signore disse no, anche se ne avete poca. Se voi ubbidite a quello che dico io, sono io che compio l'opera, sono io che cambio. Abbiamo migliaia di testimonianze di credenti che quando il Signore li ha salvati sono andati a trovare i loro genitori, i loro figli che erano nemici. Perché Dio lo dice, hanno visto i miracoli che sono successi. Che miracoli? Il miracolo di, riabria, di riabbracciarsi. Perché quando noi ubbidiamo la sua parola, entra in azione il potere di Dio. Quando noi pensiamo come pensiamo noi, la nostra parola non vale niente, la nostra parola è diabolica perché viene dalla nostra mente, la mente ci mente e ci dice no, se quello non si viene a piegare davanti a te, non lo devi perdonare, mentre Dio dice tu lo devi fare come è. Di cuore Signore aiutaci stasera. Dacci più fede, non per muovere la montagna, per sradicare il sicomoro, ma per togliere l'odio. <ride> Per sradicare il rancore, l'ostilità, la ferocia che fanno venir fuori parole, sguardi e maledizioni verso chi non riusciamo a perdonare. Dacci più fede per sradicare il rancore che ultimamente noi lo teniamo nascosto che cova nel nostro animo, no ma non succede niente, io, tutto va bene, tutto pace sorella, pace fratello, gli diamo la mano, una mano fredda, giusto per dire che non c'è niente, e dentro il nostro animo è pieno, il Signore ti dice stasera, lui che guarda il tuo cuore, abbiamo letto in Geremia capitolo 17 verso 10 che lui sta scrutando il tuo cuore stasera. È lui che parla perché il Padre Celeste ha detto Gesù che farà così. Io il Signore che investico il tuo cuore, che metto al, alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Chiediamo al Signore che ci dia, dobbiamo dire veramente, Signore, dammi più fede di poter fare cosa? Di sradicare il male dal nostro cuore che quando noi abbiamo odio verso le persone, quando noi non riusciamo a perdonare, tu mi puoi dire tutto quello che vuoi e il Signore lo sa, quando noi non riusciamo a perdonare una persona il nostro cuore è pieno di odio e di rancore, nascosto tra i panni, sotto di noi, dentro di noi, e noi dobbiamo lasciarlo, perché il Signore ha detto questo, ha detto. Così vi farà anche il Padre Mio. Questa non è una parabola di seconda classe che ognuno la vuole interpretare come vuole, c'è la P maiuscola. Così vi farà il Padre Mio, che è Dio, il Padre Mio e il Padre Vostro, il nostro Padre Celeste. Farà questo. E noi ci giriamo intorno dicendo: Beh, se poi un giorno verrà io. Quando viene a casa mia e viene a bussare per dirmi senti sono venuta ad inchinarmi davanti a te, allora io dico non ti preoccupare, stavolta lo faccio e poi glielo facciamo sentire fra i denti ogni volta che parliamo. No, questo non è salvezza, questa è tutt'altra cosa, questo non è il Vangelo. Nel verso 4 di, 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 di Geremia dice che noi possiamo perdere per la nostra colpa, per la tua colpa perderai l'eredità che io ti avevo data e ti farò servire i tuoi nemici in un paese che non conosci, che era Babilonia per il suo popolo, perché avete acceso il fuoco della mia ira ed esso arderà per sempre. Signore aiutaci. Nella Chiesa, qui parlava il Signore della disciplina della Chiesa, oggi nella Chiesa questo è il messaggio che il Signore ti sta dando. Chiesa, a te che vai in Chiesa e che dentro di te copri tutto sotto il cappotto e sotto un bel vestito e con un sorriso plastificato che non dice niente mentre il tuo animo è pieno di rancore. Questo ti dice il Signore stasera, perciò il Signore parla e parla perché ti vuole vedere una persona a modo cristiana, piena d'amore dell'amore di Dio. Noi dobbiamo dire stasera, Signore, dacci più fede sulla Tua parola, Signore grazie, 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 dacci più fede per ubbidire e basta, quando Dio parla noi dobbiamo solo ubbidire. Dicendo a noi stessi, quando il Signore ci ordina qualcosa, noi lo dobbiamo fare non perché il nostro carattere è diventato benigno. No, lo dobbiamo fare perché lo dice Dio. Noi dobbiamo ubbidire e basta. Se si, se si oltraggia un vigile, si fanno da sei mesi a tre anni di carcere. Oltraggiare vuol dire dire qualche parola. Noi non ubidiamo a Dio e pensiamo, non è successo niente, interpretiamo a modo nostro. Io lo faccio perché lo dice Dio e quando noi facciamo perché lo dice Dio, alla tua parola, Signore, io caratterialmente a quella persona non gli direi né buongiorno né buonasera, ma perché me lo dici tu? Io lo faccio col cuore. Dammi più fede, signore, dammi più fede di poter agire come tu dici, agire su quello che tu mi dici. Quando Pietro disse alla tua parola... Io butto le reti, non c'erano le condizioni, né l'orario né il punto del mare, è vicino alla spiaggia e non era neppure eh, il momento di poter vedere questo. Alla tua parola, alla parola del Signore le barche furono piene, alla parola del Signore vedi una riconciliazione che non pensavi mai. Queste testimonianze ne ho piene tutta la mia vita, di credenti che si odiavano, mamme e figli e così via, quando il Signore li ha salvati, hanno, sono venuti per raccontare come Dio ha cambiato le cose quando... Hanno preso la parola del Signore, hanno detto, il Signore dice che non posso restare ad odiare mia mamma, non posso restare ad odiare mio padre, non posso continuare in questo modo con il fratello, con la sorella, perché Dio dice che dobbiamo fare così. Allora io voglio ubbidire a Dio, alla tua parola. Noi dobbiamo imparare ad ubbidire quando Dio parla. Perché in questi ultimi tempi ognuno se la cava come vuole, se la gira, ha eh, proprio uso e costume, prende un altro verso e gli fa dire quello che non dice. Quando i discepoli hanno detto: Signore, dacci più fede, avevano capito che oltre dovevano perdonare infinitamente, ma dovevano perdonare col cuore, non come la Chiesa moderna che abbiamo tutti i rospi dentro e poi facciamo pace di qua, pace di là e la pace non c'è come dice Geremia. C'è pace a fior di labbra ma il cuore non c'è perché quando guardi i fratelli negli sguardi sembrano delle volpi che ti vogliono mangiare. C'è la rabbia, nel... c'è l'invidia, c'è la gelosia che esce fuori dagli occhi. Dobbiamo chiedere al Signore, Signore dobbiamo dire stasera a noi. Signore, dacci più fede, Signore, dammi più fede che io possa essere ubbidiente alla Tua parola per vedere la manifestazione della Tua potenza anche in queste cose. Il Signore ci ha parlato stasera, beato chi comprende che cosa ha detto il Signore stasera, perché è stato molto chiaro. Gesù ha composto una parabola per farci comprendere questo e alla fine della parabola non ha chiuso con quel Signore come la parabola di quel Padre, del figlio prodigo, che uno potrebbe dire una parabola dell'orientale. No, qui dice il Padre mio celeste. Oh Signore aiutaci. Così, sarà anche il padre, così farà anche il Padre mio celeste. Il verso 35 io te lo voglio lasciare come un ricordo nel cuore. Così da oggi in poi, sai come dice Dio a chi non perdona, così farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Stasera dobbiamo dire noi Signore dacci più fede. <ride> Signore aiutaci, Signore aiutaci, Signore aiutaci. Signore aumentaci la fede, dissero. Non abbiamo bisogno di più fede per perdonare un fratello o una sorella. Dobbiamo esercitare quel poco che abbiamo in ubbidienza a ciò che Dio dice. Quanta fede ci vuole per perdonare a un fratello o a una sorella? Basta deciderlo. Non aspettare che deve venire il fratello per inchinarsi davanti a te. Tu e io non siamo nessuno. Dio ci dice di farlo perché chi sta bene siamo noi quando lo facciamo. Perché quando lo facciamo col cuore... Escono tutti i rospi fuori dal nostro stomaco, dal nostro fegato, dalla nostra tensione, dalla nostra, dalle nostre maledizioni che escono fuori, e entra la pace di Cristo che ti inonda, ti riempie e ti fa riconciliare nel modo giusto con chi non digerisci. Perché entra lui in azione quando noi ubidiamo la sua parola, entra in azione l'onnipotenza di Dio. Vogliamo ringraziare il Signore che stasera il Signore a uomini e donne di buona volontà di voler servire Dio. Dio sta parlando. Qualche uno invece che non, non, non gli va giù, è facile che ha preso il telecomando e ha detto questo fratello stasera lo vedo un poco, non sono arrabbiato, sto dicendo che qui è Dio che parla perciò noi non possiamo tergiversare secondo il nostro modo di pensare, perché dobbiamo alleggerire le cose come se il peccato non fosse peccato e come se il perdono fosse a nostro piacimento. No, no, no. È una cosa seria, perché il depuratore non può diventare contenitore dell'acqua potabile. Se è depuratore è depuratore. Aiutaci, Signore. Non il depuratore dell'acqua per bere, il depuratore dove vanno i gabinetti, i bagni. Ebbene, anche stasera il Signore ci ha parlato. Preghiamo insieme che il Signore ci aiuti. Signore, aumentaci la fede, dacci più fede in quello che tu dici, e così vediamo la tua gloria che si manifesta nella nostra vita. Ti prego per la sorella, per il fratello, aiutali. Dagli più fede per rispondere in fede a quello che la tua parola dice e vedere la tua gloria che si manifesta nella sua vita. Grazie, Signore. A te rendiamo lode, onore e gloria, Dio onnipotente, nostro Dio, Gesù, nostro Signore e Salvatore, Spirito Santo, nostra Guida e Consolatore. Diamo lode, onore e gloria a te, unico Dio benedetto in eterno. E nel tuo nome, Signore, benedico ognuno di coloro che siamo stati insieme. Le loro case, le loro famiglie e quanti riascolteranno la tua parola attraverso tutti i soci e dovunque arriva la tua parola, che lo Spirito Santo possa operare in un modo potente e benedire coloro che la leggono, che l'ascoltano e che la mettono in pratica, nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto, così vai a leggere quei versi che ti hanno parlato e, e ricevi chiarimenti. Quando ci chiarisce la parola del Signore non possiamo dire che non sappiamo o che non sapevamo. Allora Pietro si avvicinò e disse. Matteo 18, 21, 18, 15, 18, 22, Primo Corinzi 13, 4 e 5, 1 Giovanni 4, 18, Luca 17, 4, Efesini 4, 32, Colossesi 3, 13, Luca 17, 4 e 5, Primo Corinzi 1, 18, Luca 17, 6, Matteo 18, 31 e 32, 18 24, 18 32 e 35 Geremia 17:10, Geremia 17:4. Dio piacendo ci vediamo domani mattina alle ore 10:30 per la solita visita pastorale e insieme ci nutriamo della sua benedetta parola. Pace, buonanotte, ti lascio la benedizione di Dio nel suo nome prezioso. Buonanotte.